Buongiorno, buonasera amici della GAPS, benvenuti. Buongiornissimo, buongiorno. Il nostro viaggio sta continuando come avete, se avete seguito i nostri video precedenti, e abbiamo appena lasciato il Salento. Siamo a Bari e ci stiamo recando a Romella. a Romella, ovvero Roma. La patria dei romani. La città eterna. Caput mundi. Tutte le La città più bella del mondo. Non è vero. Link in descrizione se non conoscete la Il centro storico più bello del mondo. Non esageriamo. Quindi ragazzi, andiamo a conquistare un attimino la capitale, ma una cosa breve. Facciamo giusto un paio di serate a Trastevere per strada, ma in realtà stiamo andando a Roma per volare di nuovo a Ludwigsburg. Esattamente, come avete visto un paio di video fa, siamo stati a Ludwigsburg qualche mese fa. Abbiamo preso il terzo premio con il nostro show e quindi insieme agli altri vincitori andiamo a esibirci per la festa più importante dell'anno della bella cittadina vicino a Stoccarda. Che non è assolutamente la città più bella del mondo, ma no, è Crook. Però è una delle città più carine. Il centro storico più bello della Germania. Neanche, raga. No. È un parco bellissimo, no. Però. Il parco è molto bello. Io lo dico io che Villa Borghese, ne so di parchi, ne so. In sostanza stiamo lasciando il bellissimo Salento, pieni fino a qua di orecchiette e braciole. E stiamo andando... Non braciole, ma sì, braciole. Attenzione. Come se lo dicesse un marchigiano, braciole. Le braciole. Marchigiani, va bene. Le bragiole. Quindi lasciamo le bragiole. Esatto. E andiamo a mangiare dei crauti, credo. Sì, però stasera. Ma prima una cacio e pepe di stasera mezzo, mi sto informando. Ragazzi, andiamo. La macchina è carica. E soprattutto. Se non... Ostello. La macchina è carica se non ce l'hanno svaligiata. Se non capite ostello, dovete guardare il video precedente, ragazzi, ok? Siamo arrivati a Roma! Eccoci qua. Buonasera amici. Trastevere. Invece di me abbiamo assunto... Andrea. Trovate il suo libro in descrizione. Prendiamo i batteristi a rima. Allora ragazzi, siamo a Roma. Oggi finalmente, primo giorno di riposo dopo un paio di settimane. Ene, ci voleva secondo te, che dici? Molto... sì, ci voleva. Si va a mangiare a Trastevere. E abbiamo trovato, Ene, non so se l'hai visto, dietro di noi c'è il delirium. C'è il delirium. Quindi, in sostanza, sì, ce ne siamo andati da Bruxelles, siamo arrivati tramite vari peripezie a Roma per andare al Delirium. Per assistere alla nascita dell'asse Roma-Bruxelles, esatto, un asse di Delirium. Io stasera accompagnerò la band in giro per le strade di Roma e poi come ricompensa farò l'amore con tutti loro. Quindi se voi volete suggerire un titolo per questa storia d'amore che finirà in malo modo, in maniera piuttosto selvaggia, tra me e tutta la GAPS... insomma, lasciatecelo scritto nei commenti. Esatto, un titolo. E per... il titolo migliore vincerà. Vincerà una notte con Andrea. Esatto, che sono stato con la GAPS, quindi infatti, sarà un po' come farlo con la GAPS. Secondo giorno a Roma e saremmo dovuti andare a suonare questo pomeriggio, però. Per il tempo, gli avversi numi, sì. E le segrete vie del mio cuor suavemente tieni. Foscolo. Gli avversi, i temporali avversi, cioè abbiamo avuto un po' il tempo avverso, è un po' di pigrizia. Data dal viaggio accumulato, la tardezza della sera, abbiamo fatto tardissimo la sera prima. La pigrizia è dettata da quello che c'è là e che non abbiamo mai avuto in queste settimane. Un televisore con Sky. Qual è il peggior nemico del basket? Ho provato a campare. Il televisore con Sky, non è il no. Peggio questo, c'è solo il televisore con Play o Xbox. Quello è devastante. Quello è una cosa non Quello ammazza anche la scrittura delle canzoni, esatto, la registrazione dei dischi. Sì. No, allora, è grandinato a Roma in realtà, quindi sappiamo che le piazze sono svuotate, quindi non ha molto senso andare a suonare, quindi giornata di relax, filmettini e pizze varie. E pizze, supplì, filetti del baccalà. Sì, ci prepariamo un aperitivino adesso che io ho un po' di fame. Sì, ora dai, ciao. Mucho di ispirazione, eh? Ci stiamo preparando per andare a Ludwigsburg. Stanno 10 euro spicci su qualcosa che... So. Che so? Non so, sono nostri. Ok. Raga, documenti? Sì, ce l'ho. Sì, io ne ho 3. Pronti? Andiamo a Ludwigsburg, va?
Suonando, spaccando! Ciao Bam, guarda come sono giovane oggi. Hai visto come sono giovane? Non ci avevate fatto caso. Il tuo piano barba ha funzionato alla grande. Hai visto? No? Sì, adesso me la rifarò a Bruxelles, preciso preciso. Quindi alla fine del tour avrai di nuovo la barba come ce l'avevi fino allo scorso video. Io non mi ricordo più com'eri ieri. Ero bello ma non troppo, adesso invece sono sensazionale. Chi lo lascio? Questa è vostra, quando vedete i bagagli, se avete il bagaglio, ritorno a prendere questi nomi, tu hai preso il bagaglio. Tutto qui, ok? Se devi lasciare, noi non la riprendo, in questo posto. Abbiamo superato il valico del posto di polizia. Quando siamo andati a fare le carte d'imbarco, ovviamente hanno provato a cagarci il cazzo per le chitarre. Io ho subito risposto con una certa durezza, forte del fatto che conoscevo le regole. Chiaramente il pischelletto pensava di ma non dovete fare l'extra seat, ma dovete imbarcarla. No, stronzetto dell'aeroporto di Fiumicino. Con la Eurowings abbiamo il diritto di portare la nostra cazzo di chitarra con noi. E ci arriva la notizia in diretta che è morto Kofi Annan. Vogliamo commentarlo, ma aprire una piccola tribuna politica a riguardo? Vai, passeremo. A parte questo tutto bene, tra poco ci vola per Stuttgart. C penso che sia centrale. Finestrino centrale. A, B, C, D, E, F. Sembra il primo viaggio che fa. Ma come casa? Che stupidino. Ragazzi, il nostro primo aereo tutti e quattro insieme, ragazzi. Vola al concertone di Ludwig. Siamo tutti separati. Siamo separati, sì. Come faremo? A fare l'amor? Faremo così, se vedemo a ridosso. Guardate che bello. Se vediamo sul palco, come i Pooh. Se vediamo dopo, sì. Il nostro aereo sta subendo un forte ritardo. Siamo da più di un'ora immobilizzati su quest'aereo mobile e tuttora c'è un casino con il computer, col sistema di computer dell'aeroporto. E pare che ancora per un po' non sapremo niente di quando si parte, di se si parte a sto punto. Siamo ovviamente in contatto con i ragazzi e le ragazze dell'organizzazione del festival e niente, ovviamente sanno della nostra situazione, speriamo di arrivare in tempo per poter spaccare sul palco del parco di Ludwigsburg. Siamo finalmente arrivati alla Stuttgart. All'aeroporto Stuttgart. Di Stuttgart. Qua c'è una vetta che ci viene a prendere, siamo in ritardo di un paio d'ore buone. Comunque tra un'ora dobbiamo già essere sul palco a suonare, tra mezz'ora facciamo il soundcheck. Forse in realtà. Ma no, io ho sentito l'organizzazione, tutto a posto, tutti sanno del nostro ritardo e sono in trepidante attesa. Bene, noi andiamo. Vediamo un po' com'è. Come va nella zona fumatori? Sento un po' nazistato. Addirittura, cosa giusto? Per i non fumatori. Posso uscire dal mio quadratino giallo? No problem with starting. So, we have to go upstairs. Eh sì, ci siamo. In un'altra navetta. Adesso appariremo direttamente magicamente. Sai dove è, Ene? Piloto di Durk. Bravo, dello Strasse Music Fest. Andiamo di volata al parco, va? Ce l'abbiamo fatta! Bomba o non bomba, arriveremo a Ludwigsburg! Siamo arrivati nel parco! Tanti ricordi, tanta bella gente, ora diamo tutto per 90 minuti. Se viene l'uragan, se viene l'uragan más. Fuochi d'artificio direttamente dalla nostra postazione sul palco, dopo aver suonato, com'è andata Ene? Dai, molto bene, molto bene. Non eravamo carichissimi perché siamo arrivati dal viaggio, ci siamo buttati sul palco in due minuti, però dai. Abbiamo fatto il nostro. Abbiamo sfangata, chi più chi meno. Però dai, non c'era moltissima gente come ce n'è adesso, ma il nostro l'abbiamo fatto. I tedeschi sì che sanno come fare colazione. Minchias. No.
gli italiani con la roba che gli mettono a disposizione i tedeschi che sanno come fare colazione. Allora, abbiamo dormito qua da Franky. Bello. Frank Pilutisburg. A Ludwigsburg. Scarsi. E niente, adesso torniamo a prendere l'aereo. Oggi sarà una giornata molto interessante perché in sostanza andremo dalla Germania alla Calabria. E... che è il percorso inverso dei nostri avi. Grazie. Dei nostri avi. E niente, quindi... dai, andiamo a prendere quest'aereo, dai, sennò arrivo in ritardo. Se ieri avevamo un piccolo shuttle, oggi abbiamo un intero autobus da gita scolastica. Possiamo anche limonare nei sedili in fondo, ragazzi. Con Mal alla guida. Con Mal alla guida. Vabbè, vi facciamo vedere. Mal. Lo vedete? Lui è il nostro autista. I nostri eroi sono atterrati a Roma. È stato un viaggio... dormiente. Bene, siamo finalmente in partenza per la Calabria, quindi direi che potrebbe essere il buon momento per finire questo travel vlog. È stata una 3 giorni piuttosto intensa, abbiamo viaggiato tanto in aereo e in macchina, adesso finalmente ripartiamo per il sud. E vi diamo appuntamento al prossimo video. Come sempre ricordatevi di iscrivervi al nostro canale qua sotto, far suonare la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i nostri video e seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram. Soprattutto su Instagram, così potrete vedere dove siamo a suonare e se siamo vicini magari possiamo incontrarci. Viva ragazzi!